Colombo non ha nessuna colpa, perché le verità e le colpe stanno sempre nel mezzo, come ho detto altre volte. Però sai, quando arriva un allenatore che ti inizia a stuzzicare, un allenatore con la personalità di Zeman, non è un allenatore normale, che con uno sguardo ti fulmina, che tutte le mattine ti pesa, che ha determinate caratteristiche, ti senti un giocatore importante, ti senti un giocatore coccolato, un giocatore è responsabilizzato. Un giocatore in queste categorie, quando sente la fiducia, che può approfittare tra virgolette di un allenatore che gli dà questa fiducia, secondo me dà tutto quello che ha dentro, e lo ha dimostrato anche non tanto nei gol, ma in quello che ha speso durante la partita. Non c'è stato nessun colloquio, perché non ce n'è bisogno, per tanti motivi. Primo, perché ha ottimi rapporti con la società e quindi non credo ce ne sia bisogno di questo. E poi ti rispondo al fatto che Lescano non è mai stato vicino a lasciare il Pescara, perché lui ha voluto Pescara dall'inizio, dall'anno scorso. Lui voleva venire a Pescara ed era la sua prima scelta. L'anno scorso, l'estate scorsa, aveva forse 10 richieste, 12 richieste, e vi assicuro anche a livello economico molto più importanti. Lui ha deciso di venire a Pescara al primo giorno, e anche a gennaio non ha mai voluto prendere in esame l'ipotesi di cambiare area. Quindi penso che il suo rapporto a Pescara continui, a meno che si sa nel calcio che cosa succede. Arriva a fine anno, hai un'offerta importante per il club e per il giocatore, allora i discorsi possono cambiare. Il Pescara è proprietario del cartellino e Lescano non ha il contratto, a meno che di sorprese a fine anno. Qual è stata la cosa che ti ha dato più fastidio in quel periodo? Ma ho sentito cavolate una settimana, addirittura ho sentito qualcuno che ha detto che Lescano aveva dato uno schiaffo a delle monache, che stanno sempre insieme, si vogliono bene come fratelli, e mi sembra talmente una cosa, tra parenti, assistiti tutte e due dalla nostra agenzia, quindi mi sembra proprio una follia.